Didatta 2024, edizione Bari, Puglia, e siamo qui con Jessica Nivent, che è una ricercatrice dell'INDIRE. E innanzitutto buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, grazie, benvenuti soprattutto a Didatta. Grazie, grazie a voi di essere venuti qui nel nostro stand di Tecnica della Scuola. Allora, parliamo di personalizzazione degli apprendimenti, un tema di cui in questo periodo si parla tantissimo, e una personalizzazione che può essere agevolata dalle nuove tecnologie e dalle neuroscienze. Su questo voi avete realizzato un dibattito, un confronto oggi, un corso. E di cosa avete parlato? Allora, non solo oggi abbiamo realizzato un percorso, un workshop di un'ora e mezzo, che non basterà mai per esplorare questa tematica, però giusto per dare alcuni spunti e idee agli insegnanti, soprattutto per condividere il percorso di formazione e ricerca che attualmente stiamo realizzando. Il contenuto è che, basandosi proprio sull'esplorazione della potenzialità e attitudini di tutti gli studenti che sono in classe, che avete, delle persone che incontrate ogni giorno, di dare in mano ai docenti uno strumento per osservare proprio queste potenzialità e quelle attitudini che possono avere i loro studenti in classe, partendo da, per esempio, concetti come le intelligenze multiple di Gardner, giusto per dire una più conosciuta. Bene, questo significa che un insegnante che ha, mettiamo, 22 alunni, di cui alcuni con disturbi specifici dell'apprendimento, altri BES, altri con risposte al di fuori della norma, anche eccellenti, rispetto a queste realtà praticamente le nuove tecnologie realizzano che cosa in pratica? Allora, ora di nuovo, è un scenario molto complesso che mi hai descritto, così torniamo. Allora, non facciamo diagnosi, nel senso, non è uno strumento diagnostico, questo lasciamo a altri esperti. A noi ci premeva di far proprio immergere la potenzialità che è in ciascuno di noi e come aiutare a questo punto i docenti di vedere anche questa potenzialità o svegliarla, supportarla nella didattica quotidiana. Ovviamente, per oltre a osservarlo, essere magari più sensibile quando vedi un ragazzo che è più portato a interagire magari in un gruppo, di in qualche modo riuscire di far convergere poi le opinioni, o quello che è molto bravo a disegnare, o quello che magari ha bisogno di muoversi perché ha bisogno di esprimersi con la danza, in senso, sono questi. Ora, ovviamente, le tecnologie possono aiutare i docenti per creare percorsi didattici, possono aiutare anche ai studenti di esprimere proprio i loro bisogni, i loro risultati del percorso di apprendimento in molteplici media. Per esempio, ora le tecnologie ci possono, con il cellulare, possono creare contenuti musicali, possiamo scrivere codice, possiamo fare le fotografie, possiamo con intelligenza artificiale generativa anche creare delle poesie che poi vengono riprese e discusse in classe. Quindi il ragazzo in qualche modo viene studiato dalla tecnologia, viene messo un po' nel mirino uno per uno, e poi si hanno delle indicazioni da un punto di vista pratico? Allora, viene studiato dalla tecnologia? No, viene osservato dal docente. Qual è il ruolo della tecnologia in tutto questo? La tecnologia, a questo punto, è lo strumento che il docente può utilizzare per creare il percorso, è proprio lo strumento che gli studenti possono utilizzare per esprimersi, cioè questo portato proprio di mano, in più ora anche potenziato come le tecnologie dell'intelligenza artificiale generativa, che proprio possono creare a questo punto immagine a descrizione, così chi magari artisticamente non è così portato di esprimere la sua idea in testa che ha visivamente, a questo punto magari con un generatore di immagine, basandosi, scrivendo che cosa vorrebbe disegnare,
riesce a creare un disegno che a quel punto magari senza questi mezzi di aiuto non sarebbe diciamo in grado di fare. E anche un supporto diciamo per il ragazzo per arrivare all'obiettivo da raggiungere a livello didattico. Certo, oltre a svegliare magari dare anche a quel punto la motivazione di non diciamo di provarci, perché a quel punto provando si riesce magari riuscire con tanto aiuto piano piano magari anche l'aiuto tecnologico si può diminuire e il ragazzo però ha intanto la motivazione di provare anche da solo. Un'ultima domanda, ma l'insegnante per utilizzare queste tecnologie necessita di corsi particolarmente lunghi, complessi oppure si può formare agevolmente? Oh, anche questa è una tematica molto sensibile in questo momento. Allora, sì, purtroppo penso che tutti noi cittadini siamo chiamati a aggiornarci in questi tempi con lo sviluppo tecnologico che c'è. Perché? Perché è talmente capillare nelle nostre vite che solo per dire la privacy, protezione dei dati proprio, nel senso c'è proprio la dimensione etica proprio di queste tecnologie che prima c'era già, però ora emerge ancora di più e viene ovviamente evidenziato anche da iniziative, linee guida a livello europeo o legge come AI Act. A questo punto si deve formare, però consiglierei di iniziare a sperimentare in classe, magari a un piccolo livello, magari non è proprio la sperimentazione ideale, è un piccolo passo, però intanto cominciare di prendere confidenza con la multiplicità di queste nuove tecnologie emergenti. Bene, bene, con questi consigli pratici vi lasciamo e ringraziamo Indire e i suoi ricercatori che sempre forniscono consigli preziosi. Grazie, buona serata.